Cari amici social follower, sono in fase di registrazione per questa clip dedicata, come vedete anche dall'immagine di video copertina, alla WWE e a quello che è stato praticamente l'annuncio di massimo tre quarti d'ora, un'oretta fa, riguardo alla prima storica edizione di SummerSlam in due serate, quelle che saranno il 2 e il 3 agosto 2025 allo straordinario MetLife Stadium, sede gli americani ovviamente avranno ancora la pelle d'oca per The Rock vs John Cena di WrestleMania 29, quella straordinaria serata, mamma mia che ricordi. E ho qui davanti a me il calendario attuale al momento del 2025 della WWE, che vede la Royal Rumble 1 febbraio in uno stadio a Indianapolis, WrestleMania 41 19 20 aprile nel Paradise in Nevada, sempre in due serate, la prima storia che dice un appunto di SummerSlam, che io la butto lì. Dico, chissà se nel 2026 non potremmo che avere ben tre dei quattro Big Four, dei quattro grandi storici eventi WWE targati PLE, cioè Premium Live Events, o alla vecchia maniera pay per view, cioè Royal Rumble in due serate, WrestleMania che è già in due serate, SummerSlam che anche nel 2026 sarà in due serate in uno stadio di Minneapolis, Minnesota. E quindi, insomma, è ovvio che le cose si decidono, ma anche anni prima, quindi sicuramente non ce lo vengono a dire a noi, ma staranno lavorando, speriamo anche su questo, e speriamo anche sul Premium Live Events Pay Per View in Italia. A questo punto presumo nel 2025, con però la grande picca che sul WWE Network praticamente la lingua italiana non c'è, quindi nonostante il duo Godzilla e Bardo, Michele Pose e Luca Franchin da oltre 20 anni commentano la WWE in Italia, purtroppo c'è ancora, diciamo, una scarsa fiducia forse nei piani alti di Stanford, ma noi continuiamo a mettercela tutta, come anche loro primissimi Pose e Franchini. Voglio chiudere il video con un appendice finale su quello che è il prossimo, anzi imminente, non questo fine settimana ma next weekend, ovvero Bad Blood, dove vedremo Liv Morgan difendere il titolo mondiale femminile contro Rhea Ripley e Dirty Dominic Mysterio sospeso su una cella di squali. Non ci saranno gli squali, ma è una cella, diciamo, dello squalo. Damian Priest vs Finn Balor, CM Punk vs Drew McIntyre in quello che sicuramente il terzo a questo punto dovrebbe essere l'ultima sfida di questa trilogia, nell'Hell in a Cell match, Nia Jax contro Bayley o Naomi, le due che si contenderanno un posto questo venerdì a SmackDown per affrontare appunto la
Women's WWE Champion, e infine quello che dovrebbe essere la contesa di conclusione del pay per view, anche se fino all'ultimo c'è questa diatriba tra Cody e Roman Reigns contro la Bloodline, solo Sikoa e Jacob Fatu con l'assistenza di Tama Tonga e Tonga Loa, e appunto CM Punk e Drew McIntyre. Quindi la WWE non smette mai di sorprenderci, anzi, e sembra che si stia continuando a puntare per la prossima edizione di WrestleMania la sfida, la straordinaria supersonica sfida tra Cody Rhodes e The Rock. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. In bocca alla WWE, ciao!